Putin ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, come è stato riportato dai consiglieri che mi hanno preceduto, effettivamente questo è un tema che abbiamo trattato più volte in Commissione Urbanistica ed è un tema che tra l'altro ha già visto un atto votato qui in Aula, un atto nel quale si chiedevano più o meno, diciamo relativamente soprattutto al terzo punto dell'impegnato, un aumento delle risorse, quindi di personale da mettere a servizio della UOA edilizia sociale per velocizzare, aumentare il numero delle stanze lavorate che effettivamente ad oggi sono ancora in un numero esiguo. Proprio nello spirito della collaborazione chiederei al consigliere De Priamo, insomma, che ha presentato a prima firma questa mozione, di poterla ritirare se è possibile, altrimenti il gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà su questa mozione, proprio perché quanto richiesto dal consigliere e dagli altri firmatari è un lavoro che già è in corso e, ripeto, già oggetto di un altro atto qui in Aula. Per quanto riguarda il punto quindi sull'aumento del personale, c'è di fatto una novità in merito, proprio perché l'assessore Montuori, appena arrivato, ha avuto in cima alle sue urgenze proprio questa del tema delle affrancazioni e tra l'altro c'è stato anche un incontro con il consigliere De Priamo, il consigliere Ghera, il consigliere Cozzoli e la consigliera Mussolini, proprio in assessorato con alcuni cittadini per parlare delle affrancazioni e già in quella sede furono date rassicurazioni alle opposizioni che l'assessore e la giunta avrebbe messo in campo ogni tipo di azione proprio per velocizzare la lavorazione di queste pratiche. Quindi sono qui a riferire ai consiglieri delle opposizioni che l'assessore Montuori ha dato proprio indicazione di trasferire il procedimento delle affrancazioni a Risorse per Roma, perché come è emerso anche in commissione questo procedimento aveva dei tempi molto lunghi anche perché veniva in parte lavorato all'interno degli uffici del comune ed in parte da Risorse per Roma. Quindi in via sperimentale già da oggi l'assessore mi ha comunicato che tutta la procedura sarà posta in capo a Risorse per Roma e che con il nuovo contratto dei servizi che si dovrà approvare a breve verranno date alla stessa Risorsa per Roma degli obiettivi molto chiari in merito al numero di pratiche di affrancazioni lavorate al mese. In merito invece, concludo, al primo punto, quello è un indirizzo che già abbiamo dato in commissione, abbiamo anche già valutato un parere che ci è arrivato, che abbiamo richiesto come commissione all'avvocatura, per cui abbiamo già dato indirizzo agli uffici di trovare un sistema per diminuire il canone dell'affrancazione. Non è comunque la commissione che può o scrivere una delibera del genere, per cui siamo in attesa che gli uffici la preparino in modo da sottoporla alla commissione, in cui verrà dato spazio appunto alla discussione per l'espressione di parere se necessaria. Quindi il primo punto è un punto su cui siamo tutti d'accordo, abbiamo già dato indirizzo. Il terzo punto, sul personale, abbiamo già votato l'atto e l'assessore ha già dato seguito al nostro indirizzo. Sul secondo punto, sull'ampliamento delle urgentazioni, ricordo anche al consigliere De Priamo che le precedenti delibere in merito alle urgentazioni sono delibere di giunta, non delibere di consiglio, e che queste casistiche che vengono riportate nell'atto, alcune di queste già sono state sottoposte all'avvocatura, abbiamo ricevuto un parere seppur informale contrario, per esempio, ad alcune di queste, come la necessità di registrare l'atto
dato che non è sufficiente, ma bisogna anche trascriverlo, per cui per i motivi che ho qui fin qui descritto, noi chiediamo che perché proprio perché è già stato fatto questo lavoro in comune, in commissione, di ritirare la mozione, altrimenti se questo non sarà accettato dai consiglieri, il gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà voto di astensione. Grazie. Consigliera Iorio. Se la richiesta da parte del consigliere di prima è quella di riaffrontare il problema in commissione, non c'è alcun ostacolo, proprio perché rientra tra i temi che la commissione ha in esame, e quindi sicuramente lo riaffronteremo anche con l'assessore Montuori, che ovviamente verrà anche a riferire alla commissione così come è stato riorganizzato l'ufficio, con quante risorse, ripeto, risorse per Roma, si occuperà dell'intero procedimento. Io non ho i dettagli e i particolari di quello che accadrà, quindi se mi chiede di riportare la discussione in commissione non ci sono problemi. Resta ferma la mozione, perfetto.